Benvenuti all'ultima puntata di Toc Toc Chi c'è in TV, la trasmissione che parla tutta dell'infanzia. Ed è una puntata davvero speciale, fatta di festa, di colori, tutti dedicati al mondo dell'infanzia. Infatti siamo qui al Fine Food and Drinks dei Cinque Sensi, uno scenario veramente incredibile e ci divertiremo con i nostri bambini quest'oggi, una puntata veramente diversa dalle altre. Siamo qui con Giuseppe, il proprietario di Cinque Sensi. Raccontaci come sarà l'estate del 2015. L'estate 2015 sarà ricca di avvenimenti. Vi aspettiamo per deliziarvi con i nostri piatti e del buon cibo e della buona musica. Parliamo con il nostro chef Leonardo. Un piatto particolare di Cinque Sensi. Allora, il nostro cavallo di battaglia è il nostro rolè di galletto farcito con prugne secche, bardato con pancetta e sesamo. E in più la nostra cucina si basa comunque su piatti mediterranei e variano dalla carne al pesce con anche qualche preparazione vegetariana. Grazie Leonardo e diamo il via al party di Toc Toc Chi c'è in TV. La festa di Toc Toc Chi c'è in TV ha inizio con un momento davvero suggestivo, una lettura del libro di Gianni Rodari, il libro degli errori, gentilmente letto da Rosangela Cito. A un bambino pittore. Appeso a una parete ho visto il tuo disegnino. Su un foglio grande grande c'era un uomo in un angolino. Un uomo piccolo piccolo, forse anche un po' spaventato da quel deserto bianco in cui era capitato. E se ne stava in disparte, non osando farsi avanti, come un povero nano nel paese dei giganti. Tu l'avevi colorato con vera passione, ricordo il suo magnifico cappello arancione. Ma la prossima volta, ti prego di cuore, disegna un uomo più grande, amico pittore, perché quell'uomo sei tu in persona, ed io voglio che tu conquisti il mondo, prendi intanto tutto il foglio. Disegna figure grandi, forti, senza paura, pronte a partire per una bella avventura. E dal momento suggestivo letto da Rosangela Cito, quindi dalla lettura d'eleganza, passiamo alle scene del processo alle favole con la compagnia Il Carro dei Guetti. Salve bambini! Sono qui per raccontare una storia, a cui non crederete mai, ma è vera. Dunque, ha tanti difetti, è vanitoso, sfaccenduolo, ficcanaso, ghiottone, impertinente, bugiardo. Purtroppo, quando dice le bugie, gli si allunga il naso. Ma ad ogni modo, la sua fama su tutta la crosta terrestre se l'è guadagnata per i suoi difetti e non per le sue virtù, che del resto non si sa quali siano. Nel libro di Collodi, di cui è il protagonista dalla prima all'ultima pagina, gliene succedono di tutti i colori. Rischia perfino di finire fritto in padella come un pesce. Ma l'avventura peggiore, quella che proprio non gli va giù, gli succede proprio alle ultime righe, quando sta dormendo beatamente e si risveglia che è un ragazzino per bene. È convinto che da ragazzini per bene escano solo uomini per male. E viceversa. Questo scherzo il Collodi poteva proprio evitarglielo, no? Ma ha dimenticato con chi aveva a che fare. Questo Monello, questo Briccone, questo, insomma, Pinocchio, proprio non vuol sapere di cambiare. Bravo Pinocchio! Grazie al tuo buon cuore ti perdonerò tutte le monellerie che hai combinato sino ad oggi. I ragazzi che assistono i loro genitori nelle loro infermità e nelle loro miserie meritano grande affetto, anche se non sono un modello di buona condotta. Metti giudizio per il futuro e sarai felice.
avrai un viso vispo e intelligente. È un'aria festosa come una Pasqua. Avrai un bel vestitino nuovo e un paio di stivaletti di pelle. No! Avrai una bella camerina ghindata, tutta per te. Ecco, avrai un portamonete d'avorio con 40 zecchini d'oro, tutti nuovi di zecca. Ah, ma sei proprio indisponente. Ma che fa? Si mette a correre. Ma tu guarda, proprio a me doveva capitare questo rimbambito. Ma che pensi, che mi metta a correrti dietro? Tanto non ci riusciresti! Non vedi che sei brutta e vecchia? E sei pure maleducato! Ma che vuoi che mi importi? Ho la mia età, è normale! La favola è vecchia! Ma sì, resta pure un burattino! Che vuoi che mi importi? Marameo! Resta un burattino! In bocca al lupo, anzi, in bocca alla balena! Amoruccio! Amoruccio mio, dove sei? Tenerettolina, dove sei? Tenerettolina! Eccolo che arriva! Eccomi qua! Dimmi. Ma non vedi che non ti reggi neanche più in piedi? Lo so! Ho fatto la domanda per prendere questa pensione miserabile. Ma hanno allungato l'età pensionabile. Sì. Non mi lasciano andare in pensione. Sì. Ah sì, Sono qui, guardami, imbecille. Questa vista fa gli scherzi. Sì, signore. Dunque, io ho pensato, appena andrò in pensione... Mi aprirò un bel negozio di scarpe. Sì. E fai attenzione allora. La sera sì. Chiudi prima di mezzanotte. Sai, non si sa mai. Senti, Cenerentolina, e la scarpina? La scarpina? Pigliatela. Quanto sei cattiva. La prossima volta che rinasco. Rinasco, piccolino, un ranocchio. Sì, rinasco ranocchio. Così non avrò modo di avere delle cose dietro, degli scarponi. Sì. E poi ci sarà sempre il modo di avere un bel bacino da una bella ragazza. Sì, ho capito. Andare a pranzo con Mangiafuoco è divertentissimo. E poi paga lui, questo è importante. Ehi, principe! Che ci fai? Che ci fai qui? Hai sbagliato fiaba? No. Se vuoi, c'è rimasta la mia. Sì, potresti fare la parte del gatto. Sì, perché quello che faceva il gatto si è messo in malattia. Tanto è cieco come te. No, sei cattivo. Non ho sbagliato favola. E poi ripensa ad andare a casa tua di nuovo. Vattene a casa tua. Non posso. Che il tuo babbo ti starà cercando. Non posso. Non puoi. E poi il mio babbo non è a casa. E come mai? È stato mangiato dalla balena. Ragione di più perché tu debba andare a casa. Sì, come a no? A casa? Vai a casa tua e dal tuo babbo, hai capito? A cercarlo? Ma neanche per sogno! Io senza quel vecchiaccio davanti ai piedi posso fare quello che voglio! Maleducato che non sei altro! Sei un gran maleducato, questo sei, perché io una volta... Che non si capisce niente quando parli! Adesso devi fare un'opera buona. Dimmi l'uscita dov'è? Da questo lato, dal lato destro o da quest'altro lato? Devi uscire da sinistra. Da sinistra? Perché a destra, subito dopo, ci sono le scale. Cadendo, ti potresti fare male assai. Grazie, sei proprio buono, Hai cambiato subito, bravo, sono contento che hai cambiato subito. Adesso vado.
chi è questa spazzola qua? Tu! Proprio voi volevo! Non trovo più la mia pozione per ritornare giovane! Voi per caso l'avete vista? No! Potreste avermi fatto un dispetto! Dite la verità, l'avete nascosta? No! E allora, sciò, andate via, nanerottoli da quattro soldi! Ah! Oggi, questo non è il paese delle favole, no! Questo è un manicomio, sì! E io non trovo più la mia pozione per tornare giovane e bella! Dove l'ho messa? Ah sì, la chiederò al mio specchio magico, perché lui sa sempre tutto! Oh, oh, oh. Specchio? Cosa fai? Dormi? Chi è? Ah, cosa vuoi tu, brutta vecchiaccia? Fammi dormire! Vecchiaccia? Brutto insolente che non sei altro! Come ti permetti? Io sono la tua regina. La mia regina? Sì, e io sono Babbo Natale. Ma poi scusa, mi vai a svegliare nel momento più bello, quando stavo sognando di dare un bacio a un meraviglioso specchietto da borsetta. Smettila! Brutto insolente che non sei altro. Non è questo ciò che voglio chiederti. Che domanda? Fai la domanda allora. Specchio, specchio. Delle mie brame. Chi è la più bella del reame? Sempre la solita domanda. Sempre la solita domanda. E cambiala, no? Qualche volta. Oh. Non è questo ciò che voglio chiederti. Ah sì? Ma no! Anche perché la risposta è ovvia. Sì. Tu. Sì. Mia regina. Sì. Sei brutta. Brutta! Sì! Come uno scarafaggio! Ah! Dimmi dove hai messo la mia pozione magica! No! 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 Non mi dirai che... Soltanto un poco! Ne ho usata soltanto poco! Restituiscimela! Restituiscimela! Ma presto! Sì! Restituiscimela! Sì. Si fa presto a dirlo! E tu in cambio? Oh, mia regina, cosa mi dai? Che cosa vuoi? Voglio continuare a fare il sogno di prima! Vai, dormi allora! Dormi, sì, dormi! Così, su due piedi! E come si fa? Cosa vuoi? Tu? Sì? Regina? Sì? Oh, mia regina! Sì? Devi... cantarmi la ninna nanna. La ninna nanna? Sì. Neanche per sogno. E allora niente, pozione. No! E va bene. Sì. Va bene, ti canterò la ninna nanna. Sicuro? Non si è mai visto che una strega possa cantare la ninna nanna. Non ce la faccio più. La ninna nanna. Quanto è brutta da vicino, mamma mia! Sei bella te! Lo specchio! Lo specchio! La ninna nanna! Ok! Sì! Pronto? Sì! Sì! Ninna nanna! Ninna... Oh! Questo specchio a chi lo do? Lo darò al mio vetraio! Che gli fa? Passa un bel guaio! Si è addormentato! Oh, oddio! Una, e due, e tre! Vai! Sì! Emozione! Grazie! E mio specchio! La mia pozione! Che vitaccia! Oggi poi è una giornataccia. Mi sveglio, interrogo quello snaturato di specchio parlante
e mi dice che quella svampita di Biancaneve si è rifugiata in una casetta con 7 mocciosi. Ah! Gli chiedo dove si trovasse l'indirizzo e lui mi dice: non mi ricordo! Ma come? E poi esco in giardino e trovo gli alberi tutti insecchiti! Sì, neanche una mela! E adesso che ci porto a Biancaneve? Ah, per fortuna che un frigo, un melone e ci porto quello! Sì! Ah, ma la prossima volta chiederò il trasferimento nella favola del mago di Oz, perché lì almeno non ci sono le pozioni, le mele avvelenate e soprattutto un deficiente di specchio parlante. Personaggi delle favole, venite qui, c'è da salutare i bambini. Ciao bimbi. Il momento ricco di colori con la compagnia Il Carro dei Guitti dei Francavilla, abbiamo qui tanti altri colori che richiamano proprio la natura e l'estate, ne parliamo con le nostre ospiti. Eh sì, siamo qua in compagnia con Maria e Vincenza dell'associazione Marluna. Maria, descrivici questo laboratorio. Bene, siamo qui per fare merenda, bambini? Ma facciamo una bella merenda colorata. Prima voglio sapere, sapete raccontare le storie? Ma anche inventarle? Sì! Bene, quindi noi inventeremo delle storie utilizzando la frutta di stagione, così i bambini potranno assaporare questi sapori e fare teatro giocando. Proviamoci! Grazie Maria! Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. In cima ai pali l'elettricista gode già una bella vista, il muratore va sui tetti e vede tutti i piccoletti. Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. Siamo qui con una delegazione dei Puglia Cake Friends che hanno realizzato questa straordinaria creazione tutta per Toc Toc, Chi c'è in TV e Trani Città dell'Infanzia. Manca solo un elemento tra voi che è Enzo Crocetta, però sono degnamente rappresentati e passiamo subito a capire i loro nomi e soprattutto a capire la prossima avventura che state per affrontare nel Guinness. Sì, Nuvola Pasculli, Annalisa Stilavato, Tiziana Profeta, Enza di Schiena. Annalisa ovviamente in una veste particolare qui perché oltre a essere la mia co-conduttrice è anche membro dei Puglia Cake Friends. Come sarà questa avventura nei Guinness? Sarà eccitante sicuramente perché è un'esperienza comunque nuova che facciamo tutti insieme, in spirito di amicizia perché l'abbiamo voluta molto spontaneamente. E niente, andiamo a gareggiare su questi livelli mondiali alla fine. E devo dire che i livelli, guardando questo spettacolo, sono decisamente alti. Che dire, grazie da parte di Toc Toc, Chi c'è in TV e Trani Città dell'Infanzia. E Serena, volevo anche dire che ci hanno supportato per questo progetto l'azienda Marigel di Trani e il panificio Antonella Pane e Cioccolati, sempre di Trani. Ringraziamo anche i nostri sponsor e i nostri collaboratori e continuiamo con la festa di Toc Toc, Chi c'è in TV.
momento dedicato alla natura. Siamo sempre qui ai Cinque Sensi nel piccolo orto, proprio dedicato a questo angolo fatto di verde, di natura, con il nostro Fabrizio Amicone che oggi insieme ai bambini li aiuterà a comprendere il senso della natura, e la nostra collaboratrice d'eccezione Vita Forleo, nonché elementi fantastici di Trani Città dell'Infanzia. Che cosa faremo oggi, Fabrizio? Allora, noi approcceremo una piccola coltivazione di nasturzio e girasole. Sono due piante semplici, danno molta soddisfazione perché crescono abbastanza rapidamente e sono facili anche da coltivare, quindi è il metodo migliore per avvicinarsi anche all'orticoltura e all'accudimento delle piante, iniziare con qualcosa che sia facile, che dia piacere. Allora, che dire, diamo il via a questo momento legato proprio alla natura e continuiamo poi la nostra festa dedicata tutta all'infanzia con Toc Toc Kitchen TV. Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. In cima ai pali l'elettricista gode già una bella vista. Il muratore va sui tetti e vede tutti i piccoletti. Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. Momento ricco di gioia, divertimento. Siamo qui con Enzo Covelli che sta per deliziare i nostri bambini con... con una bellissima festa! E diamo il via a questa festa, Enzo! Sì, siamo pronti. Voi siete pronti per la festa? Sì! Siamo su questo bellissimo ponte e quando lo attraverseremo comincerà la festa. Un ponte che Toc Toc TV ha lanciato tra il mondo dei bambini e il mondo degli adulti. E allora che la festa cominci! Siete d'accordo? Sì! Ehi, ma vedo una mano alzata. Cosa mi vuoi dire? Enzo, guarda, una nave pirata. Una nave pirata? Ma che dici? Ma non c'è una nave pirata qui. Ehi, vedo un'altra mano alzata. Enzo, guarda, un tesoro. Un tesoro? Ma che dici? Cosa vuoi dire tu? Enzo, guarda, ci sono delle sirene che cantano. Delle sirene che cantano? Enzo, guarda, c'è un polpo gigante. Un polipo gigante? Enzo, guarda, c'è un'isola. Un'isola? Enzo, c'è una balena! Una balena! Ah, forse ho capito. Dobbiamo tutti noi adulti metterci a questa altezza per vedere quello che i bambini vedono. Ci avete dato una bellissima lezione e vi siete meritati non una festa, una grandissima festa! Yeah! Grazie Enzo, e io volevo ringraziare tutti i partecipanti di questo bellissimo progetto legato a Trani Città dell'Infanzia e vi ricordo che potete visionare sul portale www.tranicittadellinfanzia e ora tutti a divertirci! Con i dadi che delizieranno questo party con la loro straordinaria voce, esempio proprio dell'infanzia vissuta attraverso la musica con il loro papà Cosimo. Diamo il via a questa festa, grazie da parte di Toc Toc Kitchen TV e via col party! Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. In cima ai pali l'elettricista gode già una bella vista. Il muratore va sui tetti e vede tutti i piccoletti. Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. Filastrocca di sotto in su, per l'omino della gru. Sotto terra va il minatore, dove buio a tutte le ore. Lo spazzino va nel tombino sulla terra.
la strocca di sotto in su.